Parliamo di cefalee intollerabile e lo facciamo con il dottor Saverio Luzzi, specialista in neurologia e neurofisiopatologia. Allora, quando parliamo di cefalee intollerabili, cosa sono, dottore? Ecco, non è un'espressione medica in realtà, è l'espressione del paziente. Ah. Però l'ho voluta riportare perché il paziente in queste condizioni si esprime in questo modo: ho avuto un mal di testa terribile, un mal di testa non ho mai provato in vita mia, certo. Un mal di testa così intenso da sbattere la testa contro il muro. Ma perché fa così male? Ecco, la testa. Ecco, perché fa così male la testa? Questa è un'ottima domanda. Perché poi, voglio dire, c'è un dolore che uno ti manda fuori. Certo. Cioè, ci sono persone che devono andare a letto. Ti manda fuori di testa. Ti manda fuori di testa proprio. È invalidante anche a livello sociale. Senza dubbio. Ma perché la testa può fare così male? Perché noi parliamo sempre di cefalea? Perché in realtà la testa è piena di strutture importanti che tutte possono esprimersi con il dolore. Pensiamo all'occhio, lì. Pensiamo a situazioni come i seni paranasali. Pensiamo al cervello che c'è dentro e che quindi dove c'è tutta una vascolarizzazione che può creare problemi. Pensiamo a tutti i nervi superficiali che ci sono. Pensiamo poi alla bocca, all'aspetto torino. Quindi la testa può essere origine veramente di molto male. E le cause? Ecco, le cause di queste cefalee intollerabili di cui stiamo parlando sono diverse un po' dalle cause delle cefalee normali, del comune mal di testa. Qui sì, parliamo prendi di un qualche cosa, sì, prendi un po' di mal di testa. La stanchezza. Ma poi ci sono anche, ovviamente, tante altre cefalee comuni, come le emicranie, eccetera, di cui abbiamo parlato tante altre volte, sì. Che non vale la pena ora di parlare. Qui parliamo invece di quelle cefalee per cui un soggetto all'improvviso, magari in pieno benessere, si sente un dolore che non sa proprio veramente dove battere la testa sul muro. Altra espressione classica. Ecco, possono essere tante le cause. Naturalmente ci sono cause abbastanza più facili da capirsi, come possono essere per esempio le sinusiti, il cranio, la testa e ha tante cavità che sono questi sei seni nasali e paranasali, alcune anche molto interne, come quelli etmoidali, quelli sfenoidali. Ecco, se queste zone, che sono zone spesso chiuse, si infiammano, allora può venire fuori un tremendo mal di testa e questa è una causa importante, perché anche questa ha bisogno di essere curata rapidamente. Poi ci sono l'occhio stesso, ci sono situazioni in cui per esempio il glaucoma acuto può dare un mal di testa importantissimo. Ecco, se abbiamo situazioni di questo genere è chiaro che noi ci troviamo di fronte ad un dolore molto significativo. Ma la situazione sicuramente più preoccupante fra le cefalee acute è l'emorragia subaracnoidea. L'emorragia subaracnoidea ogni tanto si legge appunto nei giornali, anche per il caso recente di quella paziente che hanno dato la colpa al sushi, invece era un'emorragia subaracnoidea. Certo. Ecco, l'emorragia subaracnoidea si presenta con un dolore terribile, retronucale in genere, comunque alla testa, che appunto lascia il soggetto in condizioni di frastornato da quanto un dolore che non aveva mai sentito, una pugnalata alla testa. Immediatamente, all'improvviso. Ecco, questi sono tutti segni di allarme. Vediamo appunto le cause possibili dell'emorragia subaracnoidea, cioè qui dietro c'è una diapositiva. Ed è una cosa importante. È molto importante. Si possono rompere degli aneurismi, ci può essere una malformazione arteriovenosa che ha sanguinato, ci può essere le arterie che hanno fissurato o può esserci anche una malattia emorragica proprio con anche una situazione appunto di perdita di sangue. E lì il tempo è la prima cosa. Lì il tempo è la prima cosa. Primo aspetto questi sono da pazienti valutare. Che vanno immediatamente appunto ricoverati. Trattati. Quindi è chiaro, come stiamo dicendo, queste cefalee acute sono quelle a cui bisogna prestare veramente maggiore quindi attenzione. Quindi è bene rivolgersi allo specialista perché insomma, potrebbero poi portare a... Potrebbero portare a molti problemi. A problemi importanti, ecco. Potrebbero portare a molti problemi. Poi dopo noi abbiamo anche un altro tipo di cefalee, che sono quelle invece un po' più croniche. Quei soggetti che soffrono già da prima di mal di testa, ma che vedono aggravarsi notevolmente il loro mal di testa. Certo. La situazione qui è un po' diversa. Perché andiamo da un certo tipo, un gruppo di questi sono le cefalee tipo emicranica, che non trattate o trattate con abuso, overuse di analgesici. Certo, di prodotti da banco poi. Di prodotti da banco, certo. Diventano pian piano croniche.
Queste cefalee possono essere lo stesso intollerabili, tremende e quotidiane, quindi possono essere anche terribili a sopportarsi nella vita di una persona. Allora, per andare proprio dallo specialista, le cefalee quante volte si devono presentare durante, che ne so, un mese? Ecco, io dico in genere che 3-4 volte al mese di mal di testa significativo richiedono l'intervento di uno specialista. Ecco, cioè questo è importante. Se sono 1-2, può passare. Però sopra 3-4 bisogna che si affronti il discorso con uno specialista. Quindi ci sono quelle cefalee che sono un'evoluzione di una cefalea già nota che è diventata cronica. E poi ci sono le altre forme invece in cui appunto noi abbiamo situazioni ripetitive ma allo stesso molto dolorose, come possono essere appunto la cefalea a grappolo, che quella è la chiamata la cefalea del suicidio per dire quanto è terribile, è insopportabile. Esatto. E poi le nevralgie trigeminali, tutte cefalee veramente che hanno un grosso significato intenso e una grossa dolorabilità. Poi c'è un altro quadro che si può sovrapporre spesso alle cefalee e può dare dolori molto intensi e di lunga durata, che è la cefalea da nevralgia del grande occipitale. Il grande occipitale è un nervo che è sul retro dell'occipite, esatto, e che da lì però si diffonde in avanti. Ecco, questo spesso è una causa un po' misconosciuta di mal di testa, perché è un mal di testa che prende dietro, che spesso viene la notte per la posizione sbagliata del collo durante la notte, e che poi si diffonde davanti e che può durare anche molto tempo e che spesso si confonde, perché spesso si associa alle situazioni di carattere emicranico. E quindi basterebbe cambiare il cuscino. In questi casi a volte basta cambiare il cuscino, a volte bisogna fare delle infiltrazioni locali, a volte ci vogliono delle creme particolari. Perché la cura poi è importante, no, dottore? In tutte queste cose la cosa importante è la cura. La cura prima è capire che cosa uno ha. Se uno capisce cosa ha, poi dopo la comprensione, la diagnosi porta alla cura. Quindi in tutti questi casi è fondamentale un approccio specialistico per capire di che cosa si parla e da lì poi dopo poter andare alla cura specifica. Certo, alla cura soggettiva, no? Per sì, ogni la cura che corrisponde al singolo. L'importante è capire che se ho un mal di testa più di 4 volte al mese, la cosa importante da fare è di recarsi dallo specialista. È che se il mal di testa è così terribile, come l'abbiamo descritto, è intollerabile, non sai come affrontarlo, allora veramente bisogna andare di corsa dallo specialista anche dopo una singola cefalea, perché ci si potrebbe andare incontro. Possono essere delle situazioni molto più complesse che hanno bisogno di essere affrontate immediatamente. Quindi il messaggio finale qual è, dottore? Il messaggio finale è per le cefalee intollerabili non c'è dubbio, bisogna rivolgersi a uno specialista immediatamente. Per le cefalee croniche, allora il discorso cambia, però se cominciamo ad averne più di 3-4 al mese, bisogna lo stesso rivolgersi a qualcuno. Anche perché sapere, insomma, voglio dire, cosa prendere, no? Per sapere come affrontarle e soprattutto come prevenirle e curarle. Certo, perché tanto le senti arrivare, eh? Indubbiamente, su questo non ne puoi fare a meno. Allora io ringrazio, ve lo ripresento, il dottor Saverio Luzzi, specialista in neurologia e neurofisiopatologia, e abbiamo parlato appunto delle cefalee intollerabili.